tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Urbino la polizia scopre bustine di hashish nascoste in un albero e denunciano due fratelli per allacci abusivi alla rete elettrica. Incidente a Calcinelli di Colli al Metauro, 3 auto coinvolte ed un ferito. Un'anziana fanese è stata urtata da un furgone e buttata a terra mentre stava attraversando via Roma. Un tuffo nel Rinascimento, a Fossombrone tutto pronto per il trionfo del Carnevale. Da stasera, dopo il telegiornale, su Fano TV inizia Frammenti, una nuova serie di filmati d'epoca su Fano e i fanesi, girati da Paolo Del Bianco, che vi faranno rivivere grandi emozioni. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questo è il telegiornale sul canale 17. Allora, prima di iniziare con le notizie in scaletta, una scossa di terremoto, questa è la notizia di poco fa, una scossa di terremoto forte ma breve è stata avvertita nell'Ascolano, secondo il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo di 3.2 e l'epicentro a 2 km da Appignano del Tronto. A Urbino gli agenti del commissariato negli ultimi giorni si sono concentrati su alcune attività di controllo che hanno portato alla luce diversi reati e di conseguenza anche alcune denunce. Vediamo. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Urbino, durante attività di controllo del territorio per il contrasto del traffico di stupefacenti, con l'utilizzo di unità cinofile della questura di Ancona, ha rinvenuto in un terreno adiacente al quartiere Urbino 2, all'interno della cavità di un albero, un involucro contenente circa 75 grammi di hashish suddivisi in dosi. Al momento sono in corso indagini per identificare l'autore dell'occultamento della droga. Sempre mediante l'utilizzo di cani, inoltre è stato possibile recuperare anche 2 coltelli da cucina, presumibilmente utilizzati per la suddivisione delle dosi. Gli agenti del commissariato Urbinate inoltre hanno denunciato in stato di libertà 2 fratelli di origine marocchina per il reato di furto di energia elettrica. Dagli accertamenti eseguiti, anche in collaborazione col personale Enel Distribuzione Agenzia di Urbino, è risultato che i 2 extracomunitari nel corso degli ultimi mesi avevano sottratto energia elettrica mediante un allaccio abusivo al contatore. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Roma a Fano, all'incrocio con via 27 aprile, per cause ancora in via d'accertamento da parte della polizia locale, una donna anziana che stava camminando al momento di attraversare l'incrocio è stata urtata lievemente da un furgone bianco condotto da un 60enne fanese che era intento a svoltare a destra in direzione mare e per l'urto ha buttato giù la signora perché appunto le ha fatto perdere l'equilibrio ed è quindi caduta a terra. Sul posto anche il 118, le conseguenze della caduta sono state giudicate lievi ma è stata accompagnata ugualmente in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti, per i rilievi di legge e regolare il traffico. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'infortunistica dei vigili urbani. Addio a Giuseppina Lanciotti, madre del vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola Armando Trasarti, morta all'età di 97 anni. Le esequie verranno celebrate mercoledì 9 maggio alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Campofilone a Fermo. Mercoledì il centro pastorale diocesano di Fano resterà chiuso per permettere al personale di curia di partecipare alle esequie. Un ferito e 3 auto incidentate, questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di oggi a Calcinelli di Colli al Metauro. Alle 14 circa di oggi a Calcinelli di Colli al Metauro, incidente stradale con il coinvolgimento di 3 veicoli ed il ferimento lieve di una persona. L'incrocio nel quale si è verificato è quello tristemente noto di via Ponte Metauro all'intersezione con via Ungaretti, dove persero la vita i coniugi Fraticelli.
Per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Colli al Metauro, una Lancia Y che sopraggiungeva da via Ungaretti, attraversando l'incrocio con via Ponte Metauro, ha urtato violentemente una Fiat Panda proveniente dalla sua sinistra. Per l'urto la Panda ha urtato a sua volta un altro veicolo, una Opel Corsa, ferma incolonnata al semaforo. Tre le conducenti dei mezzi coinvolte nel sinistro, due sessantenni ed una cinquantenne, tutte del posto. Solo per la donna alla guida della Lancia Y è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari e ha riportato lesioni giudicabili guaribili in pochi giorni. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza i veicoli. Il traffico, data l'ora ed il punto nevralgico per la circolazione locale, ha subito inevitabilmente rallentamenti. E a Fano c'è stato invece un altro incidente intorno alle 18.30 di oggi nella rotatoria tra via Pertini e via 4 Novembre vicino alla chiesa di San Cristoforo, spesso teatro di incidenti automobilistici a scontrarsi, come si può notare dalle fotografie scattate da due nostri reporter di strada. Sono state una Land Rover e una Fiat 500. A Lucrezia di Cartoceto, in occasione dei lavori di collegamento alla nuova rete idrica, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua nella giornata di venerdì 11 maggio dalle ore 8.30 alle ore 17 in via del Casello dal civico 28 al civico 60 e via Madre Teresa di Calcutta. In caso di maltempo Marche Multiservizi fa sapere che l'intervento sarà rinviato a data da che sarà comunque tempestivamente comunicata. E tra le vostre segnalazioni in questo periodo primaverile ci sono, come spesso succede, anche le segnalazioni che riguardano l'erba troppo alta. E allora noi oggi siamo andati un po' a vedere la situazione. Vediamo. Non sarebbe male, dopo una passeggiata o un bel giro in bicicletta, potersi fermare e ristorarsi qualche istante per poi riprendere l'attività preferita, magari in una delle strutture pubbliche messe a disposizione e realizzate con i soldi della comunità, anche lungo quella che ormai è diventata l'arteria verde per eccellenza che collega Fano a Pesaro o le zone del Lido e della Sassonia. La ciclabile lungo la ferrovia che costeggia la nazionale, soprattutto in questo periodo, conta migliaia e migliaia di frequentatori che purtroppo sono spettatori involontari di uno scenario spesso di degrado e sporcizia. Non si dovrebbe arrivare a tanto, si potrebbe intervenire prima, ci dicono coloro che ci hanno interpellato e che giorno dopo giorno vedono inesorabilmente la natura prendere il sopravvento sulle strutture. Come possibile, aggiungono, nessuno mai passa di qua e si rende conto di come stanno le cose? Le biciclette che sfiorano pericolosamente i cannicci e procedono a zigzag per scansare la vegetazione che in alcuni punti ingoia completamente le panchine dove ci si potrebbe fermare a riposarsi. Non è solo una questione estetica, questa vegetazione spontanea è una tana per animali e sporcizia varia. Non è la prima volta che vengono abbandonati proprio tra le fratte rifiuti scomodi o altro materiale occultandolo dalla folta vegetazione. Anche la cura del verde è in programma nell'amministrazione comunale. Sì, ovviamente è molto importante la cura del verde, soprattutto in questo periodo, in quanto ovviamente i giorni alternanza di pioggia e di sole fanno crescere ovviamente l'erba anche nei cigli stradali, oltre che nei parchi. Stiamo provvedendo, in questo momento stiamo facendo lo sfalcio in varie aree della città, a San Lazzaro proprio oggi stanno sistemando le ultime cose, ma sono partiti e sono in corso anche i tagli degli sfalci dei cigli stradali attorno alla zona dell'ospedale e lungo la viabilità principale, quindi lungo le zone di pertinenza comunale nelle strade principali, quindi la statale 16, statale 3 e insomma tutto quello che riguarda la bratella sud eccetera. Ovviamente questi lavori sono fatti da ditte che abbiamo individuato e che fanno appunto lo sfalcio meccanico lungo i cigli stradali e lo sfalcio a mano nelle zone dove ovviamente non possono andare con
altri mezzi. Sono interventi che occupano circa una parte importante del nostro budget. È chiaro che avendo delle risorse non importantissime, non inesauribili, cerchiamo di concentrare, di fare uno, massimo due tagli all'anno, e quindi abbiamo aspettato questo periodo appunto perché fosse quello, abbiamo stimato che sia quello migliore per fare un taglio, diciamo, unico che ci porti fino all'estate. Vi ricordo che giovedì sera, dopo il telegiornale, alle 20.45 circa, in questo studio, in diretta, ci sarà il sindaco di Fano, Massimo Seri, nel consueto appuntamento dedicato a Primo Cittadino. Come sempre potrete rivolgere le vostre richieste e fare le vostre domande al sindaco intervenendo in diretta oppure nei consueti modi che ormai ben conoscete. Il prossimo 12 maggio l'area Vasta 1 inaugurerà alle 10 all'ospedale di continuità di Fossombrone la nuova risonanza nucleare magnetica. Subito dopo, a mezzogiorno, invece inaugurerà il centro di dialisi ed assistenza limitata presso il presidio territoriale di Macerata Feltria. Oggi il servizio, completamente ristrutturato, si riattiva a Macerata Feltria e dispone di 4 posti letto tecnici e sarà aperto da lunedì, mercoledì, venerdì dalle 13 alle 19, il martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13 e l'ambulatorio nefrologico sarà attivo nel giorno di giovedì e sarà garantito il servizio di consulenza su chiamata. Sabato scorso a Pesaro è stato presentato un libro che narra la storia di Alfredo Sarano, che grazie al suo coraggio ha salvato centinaia e centinaia di ebrei dai campi di sterminio nazisti. Siamo qui, siamo vivi. È il diario inedito di Alfredo Sarano, presentato sabato 5 maggio nella sala della prefettura di Pesaro. Il libro, pubblicato dalla casa editrice San Paolo e curato dal giornalista Roberto Mazzoli, direttore del Nuovo Amico, narra la vicenda autobiografica di Alfredo Sarano, segretario della comunità ebraica di Milano, che nel 1938 riuscì a salvare la vita di centinaia di ebrei, nascondendo le liste anagrafiche dei perseguitati ed evitandone così la deportazione nei campi di sterminio da parte dei nazisti. Sarano, dopo l'occupazione tedesca, lascerà Milano per rifugiarsi con la sua famiglia a Monbaroccio, sulle colline marchigiane. In occasione della presentazione del libro, sono giunte da Israele le figlie di Alfredo, Vittoria e Miriam Sarano, che sono intervenute insieme alle autorità locali nell'incontro di sabato con la cittadinanza e con le scuole della provincia. Roberto Mazzoli, nell'ottantesimo anniversario dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, spiega così il messaggio che si vuole trasmettere attraverso il libro ai ragazzi e ai presenti. Mi sento di riprendere le parole di Liliana Segre, che ha curato la prefazione di questo libro. È un libro davvero particolare perché lei stessa dice che è un po' come un bicchiere d'acqua nel deserto. Effettivamente la Shoah, per lei che ha vissuto il campo di sterminio, che ha visto annientare tutta la sua famiglia, suo padre e i suoi nonni, poter leggere queste pagine è un momento, diciamo, di riappacificazione anche con se stessa, con la sua vicenda umana e personale. Quindi queste luci che hanno brillato appunto nel buio, questi giusti che hanno permesso alla famiglia Sarano di salvarsi, possono ancora oggi indicare a tanti ragazzi, soprattutto agli studenti, la via giusta da seguire nelle difficoltà e nelle circostanze più avverse. Il manoscritto, rimasto inedito, era stato curato e redatto da Alfredo Sarano ed era un testo familiare che doveva servire per la memoria della famiglia Sarano, per le 3 sorelle, Vittoria, Miriam e Matilde, che si rendevano conto del grande valore del documento, ma non sapevano come renderlo noto. Finché dalle mie ricerche sono riuscito a contattarle, partendo appunto da Pesaro, da tutti gli accadimenti che erano avvenuti qui, dalle vicende che avevano visto anche un soldato tedesco, un comandante della Wehrmacht, agire per salvare la vita di tanti civili, ma anche di questi ebrei che, avendoli riconosciuti, aveva scelto di non arrestare, di non deportare. Quando la famiglia Sarano mi ha incontrato e ha saputo di questo gesto, a quel punto mi ha messo nelle mani questo documento affinché fosse conosciuto.
Si è tenuta a Roma la manifestazione ufficiale di consegna della bandiera blu 2018, presenti i rappresentanti delle 16 città marchigiane che hanno mantenuto il vessillo del colore del mare. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al turismo e alla cultura Stefano Marchegiani per la continuità nell'ottenere anche per quest'anno il prestigioso riconoscimento attribuito a Fano che attesta la qualità, ha detto l'assessore, del nostro territorio. E a Fossombrone invece il prossimo fine settimana sarà tutto dedicato al Rinascimento. Va in scena infatti il Trionfo del Carnevale. Chiedete l'acqua e noi portiamo vino, più scadente di quello del vicino. Ma lui furbetto lo annaffia con l'acqua. L'11, il 12 e il 13 maggio a Fossombrone ci sarà il Trionfo del Carnevale, quindi una rievocazione storica piena di eventi, piena di contenuti, piena di storia. Noi da 18 edizioni insomma facciamo questo evento e vi aspettiamo, perché l'evento è pieno di cose. Avremo giochi tra quartieri, avremo 1200 figuranti insomma in abito come nel 1559, delle locande dove proporremo menù rinascimentali, degli artisti di strada, insomma questi giochi tra quartieri che prenderanno via tutti i tre giorni, delle importanti novità per i bambini, animali vivi, persone che vanno a fare i cantastoria, che fanno gli stornellatori, trampoli, fuoco, didattica per bambini, quindi tante tante novità che quest'anno insomma abbiamo nuovamente messo insieme insomma con l'aiuto di tutti i quartieri e di tutte le persone che danno una mano alla Proloco Forum Sempronio. Quindi noi siamo pronti per il Trionfo del Carnevale e speriamo insomma che veniate. Un programma molto ricco, con anche delle novità. Inizia venerdì 11 alle ore 18 con la struttura delle locande, in cui potrete degustare tanti menù rigorosamente rinascimentali. Il sabato alle 14.30 sfileranno tutti i quartieri con i portacolori, che sono quelli che fanno i giochi, e tanti popolani. In corso Garibaldi c'è il mercatino rinascimentale, tanti mestieri che fanno vedere gli usi e costumi, siamo di una volta. Alle ore 21 abbiamo il corteo storico, cioè il cardinale Giulio della Rovere esce dal suo palazzo e insieme ai nobili va incontro al fratello Guidobaldo che viene a trovarlo. La domenica si riparte sempre alle 14.30 col corteo di tutti i Castelli e questa volta c'è anche il corteo dei nobili. Poi verso le 18.30 abbiamo il clou, cioè la corsa all'anello tra i cavalli. E poi c'è la prenazione di chi vince il palio, sia dei bambini che degli adulti. Tutto il più possibile in sicurezza, in armonia, perché ci teniamo che questa sia una manifestazione per le famiglie, per adulti e bambini, tutti insieme per trascorrere una serata in allegria. Il programma dettagliato è sulla pagina Facebook di Proloco Forum Sempronio, del Trionfo del Carnevale, di quelli del Carnevale storico, e ci siamo anche su Wikipedia. E da questa sera su Fano TV prende il via Frammenti, un nuovo contenitore di immagini d'epoca realizzati da Paolo Del Bianco e dal suo studio di immagini e di fotografia che abbiamo sentito per l'occasione. Siamo pronti con la nuova serie di Viaggio nella nostra memoria. Centinaia di nuovi film sono stati digitalizzati per dare spazio e vita a una nuova serie che verrà trasmessa da Fano TV. Sono immagini che raccontano meglio di tante parole la storia della nostra società e della sua evoluzione. Come sempre invitiamo gli spettatori di Fano TV a inviarci i loro filmati, anche perché la storia è in continua evoluzione e quindi sarebbe bello poter continuare a riempire questa videolinea del tempo con del materiale inedito che altrimenti rischierebbe di essere perduto. Fino ad oggi ci siamo focalizzati nel recupero e nella diffusione dei filmati in Super 8, il formato tipico utilizzato fino alla metà degli anni 80. Con questa nuova serie di clip
abbiamo deciso di proporre anche video registrati in supporto magnetico, come il VHS per esempio, sistema molto utilizzato fino a 2 decenni fa. Avremo modo così di poter visionare anche il passato più recente della nostra amata Fano. Bene, allora vi lasciamo questo viaggio nella memoria. Fano TV, come sempre, dà spazio alle vostre segnalazioni. Continuate a inviarcele foto, video e testi al 338-4968-250. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Arrivederci.